Come va? Vorrei che deste un'occhiata a questa vecchia moneta. Che moneta è? Risale al 1776, si chiama Massachusetts Pine Tree Cent ed è stata disegnata da Paul Revere. Revere ha cavalcato per 30 chilometri e ci hanno scritto una poesia, mentre Bissell ha cavalcato per quasi 600 chilometri e nessuno se lo fila più. Ascoltate, signori, questa di Bissell è l'ardita impresa. Sono venuto al Banco dei Pegni per vendere il mio Massachusetts Pine Tree Cent del 1776 fatto da Paul Revere. Voglio $100,000, non un dollaro di meno. Il disegno di Paul Revere, hai ragione. Sapevo che non aveva idea di come si coniasse una moneta, però gliene chiedevano in continuazione. Era molto impegnato in politica, quindi aveva un sacco di contratti dal governo. Paul Revere ha disegnato e coniato monete per lo stato del Massachusetts. Pur essendo un buon incisore, non era capace di fare monete. La sua tecnica era pessima, quindi le sue monete duravano pochissimo e oggi sono molto rare. Dove diavolo l'hai trovata? Ero a una vendita di roba usata e ho comprato una vecchia valigia. Nella tasca interna c'era un portamonete nero. Era lì così, come se ce l'avessero messo di proposito. Sì. Sai a quanto sono state vendute monete così? Ce n'è solo un'altra al mondo ed è nella cassaforte della Massachusetts Historical Society. E cosa vuoi farci? Vorrei venderla. A quanto? $100,000. La moneta sembra autentica, ma è meglio guardare da vicino. È una moneta rarissima, una di quelle per cui si coniano anche dei falsi. Se la guardi con questo, soprattutto intorno al bordo, vedi una base di metallo, è placcata. Placcata? Non conoscevano la tecnica per placcare nel 1776. Credi che valga qualcosa? Non vale niente, è falsa. Beh, vorrei che fosse vera. Anch'io, ci avremmo potuto fare un sacco di soldi tutti e due. Grazie comunque. Grazie a voi. Sono molto deluso. Mi farò dare una seconda opinione, perché non credo ad alcune delle cose che ha detto Rick.